tutto pronto per la finalissima della seconda edizione di Miss Diadora, condotta da Stefano Di Capua con la partecipazione di Anna Pane, campionessa di atletica. Un evento che lega sport e moda. Ed ora non si resta che dare il via a Miss Diadora 2014. Stefano, siamo giunti alla seconda edizione di Miss Diadora, sfilate, esibizione e soprattutto 10 bellissime finaliste che sono giunte qui proprio per concorrere alla vittoria finale, giusto? Hai detto bene, saranno 10 finaliste, una più bella dell'altra, che provengono da tutta la Campania, dall'Interland napoletano soprattutto, che abbiamo selezionato accuratamente attraverso diversi casting, 7 casting in tutta la provincia di Napoli, ma non solo. Ragazze bellissime, anche se qui con me al mio fianco Anna Pane potrebbe tranquillamente concorrere. Lei amica o non amica, questo non l'ho capito, chiederemo a lei. È stata dura, ci siamo improvvisati, carpentieri, abbiamo fatto di tutto, però siamo pronti per cominciare e spero che andrà tutto bene. Quindi la giuria avrà un compito arduo stasera. Sì, un compito molto difficile, Anna li conosce meglio, io chiederei a lei coloro che saranno in giuria questa sera. Allora Anna, dici chi sono, diciamo, i giurati di questa sera? I giurati, ovviamente non manca il rappresentante della Diadora, perché Miss Mare e Monti Diadora, Salvatore Bettiol, un campione, è arrivato tipo alla maratona di New York nei primi posti, e poi c'è l'assessore al bilancio, l'assessore al turismo di massa, grandi componenti anche di Sorrento. Comunque poi vedremo cosa ne diranno loro di queste ragazze. Ma lei, signorina Pane, sfilerà o non sfilerà? Ormai il mio passato, il mio trascorso da atleta, ma anche calcare qualche passerella, mi sono divertita, però ormai voglio stare dietro alle quinte, va bene così. Perché si è fatta un po' vecchietta? Lui ci teneva tanto a dire questa cosa, ebbene se sono una vecchietta mi porto bene, direi, no? Lo sport allora, fa bene, ecco. Io direi di cominciare, diamo il via a Miss Diadora 2014. Assessore di Massa Lubrense, buonasera. Buonasera. Cosa pensa di questo, diciamo, di questo evento che sta destando grande curiosità qui a Massa Lubrense? Sicuramente un evento del genere legato a una manifestazione sportiva è al suo interesse, anche perché questa manifestazione per noi di Massa Lubrense ne siamo già a conoscenza, come in altri posti del comune, a Marina del Cantone, a Sant'Agata Centro, quindi per noi è sempre una gioia assistere a una passerella di belle ragazze, di sfilate in generale. Bene, io la ringrazio per essere stato qui con noi e che vinca la migliore. Sicuramente che vinca la migliore, come in tutte le manifestazioni e come anche domani, che vinca il migliore in questa mezza maratona. Comunque un ringraziamento forte a Francesco Corcione, che si è dedicato da giorni affinché questa manifestazione riuscisse nel modo migliore. Grazie. Lei ha seguito da vicino e sin dall'inizio l'organizzazione di questa kermesse, dando un contributo non indifferente, ed eccoci qui finalmente giunti all'epilogo. Sì, salve, buonasera a tutti. Sì, il mio contributo è stato, diciamo così, notevole, la ringrazio per questa affermazione, però io penso che anche l'organizzazione abbia fatto tanto, soprattutto Anna, Stefano hanno collaborato affinché questa manifestazione, questo evento di questa sera potrebbe pur riuscire nel migliore dei modi. Come diceva prima l'assessore, un ringraziamento anche a parte della Coldiretti, della Prologo di Massa Lubrense, di tutte quelle persone che si sono interfacciate affinché questa manifestazione questa sera possa riuscire nel migliore dei modi. Cosa pensa di questa manifestazione?
Sicuramente io l'anno scorso l'abbiamo fatta in un ristorante e cose varie. Quest'anno io ho voluto fortemente con l'organizzazione che la facessimo qua a Massa, per un fatto di visibilità sia del territorio di Massa Lubrense e pure per un fatto di lustro della nostra città, consecutivo le sponsor di questa manifestazione. Sì, per il secondo anno consecutivo siamo sponsor di questa manifestazione, la mezza maratona e soprattutto Miss Diadora, e quindi siamo orgogliosi di far parte di questa serata e speriamo anche in futuro di esserlo. Inoltre prevedremo le nostre ragazze che sfileranno con abiti firmati Diadora, che sono stupendi, davvero bellissimi. Ma sicuramente sì, la Diadora è un grande marchio, un marchio italiano, trevigiano, e a noi fa piacere presentare l'abbigliamento in questa serata. Sport e femminilità, è questo lo slogan di questa manifestazione, giusto? Ma sì, è molto importante raccogliere anche la parte femminile, no? Quindi Diadora è un marchio importante che investe molto anche nella femminilità, e quindi siamo qui in questo bellissimo posto che, insomma, l'ho conosciuto in tutto il mondo, quindi grazie a voi e grazie anche a Diadora di essere presente. Diadora 2014, numero 2 della mia Calabria! Passerella per Melania, dopo che viene incoronata. Ecco Salvatore Bettiolo che forse la faccia. Federica Bonisto, passerella per la nuova Miss Diadora. Eccoci qui, siamo giunti alla conclusione di questa seconda edizione di Miss Mare e Monti 2014 e la vincitrice è Melania D'Auria. Buonasera, ciao Melania. Ciao, ciao Dea. Come ti senti di aver vinto questo titolo? Mi sento davvero bene e voglio dedicare questa vittoria a mia figlia che questa sera è a casa con mia sorella. Le regalerò questa coroncina, sai, magari gioca a far la principessa. Stefano, passate la parola. Sì, abbiamo finalmente concluso questa giornata che è stata lunghissima, una Miss bellissima, rossa, atletica. Lei fa pole dance, per cui incarna pienamente, insomma, l'ideale di donna che noi questa sera con Anna volevamo proporre. Non potevamo chiedere di meglio e anche le altre ragazze erano davvero belle. Io vi do appuntamento alla prossima edizione con Anna, che qui con me sicuramente vorrà dirne delle sue. Dai Anna, parlaci un po'. Sono rilassatissima adesso, ci siamo molto divertiti, Stefano è un bravo compagno di avventura in questo mondo dello spettacolo, quindi associare sport e moda, e non ci resta che aspettare il prossimo anno e vedremo quello che succederà. Sì, quindi diamo appuntamento a Miss Diadora 2015. Happiness.